Buongiorno e benvenuti in Ford Autos. Sono Dylan e oggi vi presentiamo la nuova Ford Kuga, modello appena ristilizzato di un grande successo di casa Ford, negli allestimenti che già conosciamo, Plus e Titanium, e nei nuovi allestimenti ST Line e Vignale, che stanno già avendo un grandissimo successo. È un modello spazioso che unisce praticità e stile. Infatti, insieme a Daniele, Giorgio e Federico, andremo a scoprirlo nel dettaglio. Adesso passo la parola a Daniele, che ci espone la Plus e la Titanium. Prego, Daniele! Ciao e benvenuti! Oggi siamo in compagnia del nuovo modello della Ford Kuga, negli allestimenti più avventurosi, Plus e Titanium. Avvicinandoci alla parte frontale della vettura, notiamo la cosa che più è cambiata della nuova Kuga, ovvero la calandra a forma trapezoidale, che si avvicina molto alla nostra ammiraglia SUV Edge. Tutte le versioni hanno di serie i fendi nebbia, che sulla versione Titanium si arricchiscono dei fari a LED diurni. Proseguendo sulla fiancata della vettura notiamo come l'indicatore di direzione sia integrato nello specchietto retrovisore, la cinta cromata intorno ai finestrini e i grandi cerchi in lega da 17. Inoltre notiamo come il passaruota sia in colore contrasto, ottimo per le condizioni off-road e per quelle piccole toccatine in città. Anche la parte posteriore è cambiata notevolmente, rendendo la linea del portellone molto più morbida. E sulla Titanium si arricchisce di un optional di serie, ovvero il portellone apribile elettricamente. Entrando nell'abitacolo notiamo subito come la Kuga Plus sia già notevolmente accessoriata. Infatti abbiamo volante in pelle, cuffia del cambio in pelle, il nuovo sistema di infotainment, ovvero il Sync 3, e clima automatico bizona. La Titanium invece aggiunge le luci ambientali a LED, gli interni in tessuto e pelle e la telecamera posteriore. Grazie Daniele che ci ha esposto la Plus e la Titanium. Adesso passiamo la parola a Federico che ci va a esporre gli allestimenti ST Line e l'allestimento Vignale. Prego Federico. Buongiorno e benvenuti. Ora vediamo la versione sportiva e la versione elegante della nuova Kuga. Partiamo con le ST Line, la versione sportiva. Sul frontale la calandra nero lucida, il paraurti in tinta, i fari Bixeno di serie e sulla fiancata i cerchi diamantati da 18. Inoltre sul retro il piccolo spoiler sportivo e il doppio scarico con l'estrattore danno un tocco aggiuntivo di sportività alla macchina. Anche quando si guida questa Kuga ST Line è diversa. Grazie alle sospensioni sportive crea un diverso rapporto tra pilota e asfalto. All'interno dell'abitacolo notiamo l'imperiale nero e i sedili in pelle e tessuto che danno un tocco di sportività maggiore alla nostra Kuga. Inoltre troviamo di serie il sistema di parcheggio semi-automatico e l'impianto stereo firmato Sony. La Vignale invece è simbolo di eleganza, prende il nome dall'omonima carrozzeria e si riconosce subito dalla calandra esagonale con le finiture. Lungo la fiancata cromature, la tipica firma Vignale e un cerchio in lega da 18, cromato e lucido. Il parafango e gli estrattori in tinta con la carrozzeria e i fari Bixeno di serie. Un'auto Vignale, prima di uscire dalla fabbrica e andare nelle mani del nostro cliente, supera oltre 250 controlli. Inoltre, chi acquista Vignale ha una serie di servizi, tra cui un call center dedicato 24 ore su 24, un servizio di recupero e restituzione dell'auto, in caso di tagliando, e un'area Vignale nel nostro Ford Store. All'interno dell'abitacolo la sensazione di lusso ci circonda, grazie ai sedili, i pannelli porta e il cruscotto rivestiti in pelle nappa a pinofiore, la parte più morbida della pelle. Perfetto Federico, ora lasciamo la parola a Giorgio che ci illustrerà tutte le motorizzazioni e le tecnologie disponibili nella Ford Kuga, così da scoprire qual è la vettura perfetta per voi. Per Ford la sicurezza è uno dei pilastri fondamentali. Infatti su tutta la gamma Kuga abbiamo molte dotazioni di sicurezza di serie come l'ABS, EBD, EBA, SC e ben 7 airbag. Senza contare le dotazioni di sicurezza attiva come la frenata anticollisione automatica, il sistema di mantenimento di corsia, la lettura dei segnali stradali e il BLIS, il segnalatore dell'angolo cieco. Con questa versione di Kuga arriva anche il cruise control adattivo, un sistema che permette di mantenere la distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede. Anche la tecnologia Sync è comune a tutti gli allestimenti. Abbiamo il Sync 3, che è di serie su tutte le versioni. Un sistema di infotainment molto evoluto che permette di collegare tramite il Bluetooth o cavetto USB il proprio telefono e ascoltare la propria playlist, ricevere e effettuare chiamate e ascoltare i messaggi in entrata. Arriva anche il supporto ad Apple CarPlay e Android Auto, che permette di ritrovare lo stesso schermo che troviamo sul telefonino direttamente sullo schermo centrale da 8 pollici. Il Sync da ora è molto più facile da aggiornare, infatti basta una semplice connessione Wi-Fi senza più andare in officina. In più abbiamo la chiamata d'emergenza,
In caso di apertura degli airbag o perdita di carburante, il SINC effettua una chiamata d'emergenza per i soccorsi. È un servizio gratuito e incluso per tutto il ciclo della vettura. Passiamo ora alle motorizzazioni, che sono diverse e tutte Euro 6. Abbiamo un 1.5 benzina da 120 cavalli EcoBoost 4 cilindri, un motore perfetto per chi fa pochi chilometri e soprattutto in città. La New Entry invece è un 1.5 da 120 cavalli turbo diesel, che permette bassi consumi con ottime prestazioni ed è abbinabile anche al cambio automatico doppia frizione Power Shift. Abbiamo anche una versione 2000, potenziata a 150 cavalli, con due o quattro ruote motrici e cambio manuale o automatico, sempre Power Shift. Per chi non vuole scendere a nessun compromesso, c'è anche una versione potenziata, sempre 2000, ma da 180 cavalli. Grazie mille, ora che sapete tutto non vi rimane che venirla a provare. Io Daniele, Federico e Giorgio vi aspettiamo presso le nostre sedi Ford Autos per guidarvi nella scelta della vostra prossima Ford Kuga. Ciao!